Mister, innanzitutto benvenuto, quali sono le sue prime impressioni da allenatore biancorosso? Grazie intanto, sono contentissimo, sono felicissimo che una società così importante, che sta crescendo anno dopo anno, che sta investendo sulle infrastrutture, un centro sportivo dove siamo in questo momento all'avanguardia, uno stadio ricreato in maniera nuova per questa categoria, quindi sono felicissimo che la società abbia scelto me. E per me è una sfida importantissima, sono felicissimo, so che il campionato sarà difficilissimo, per me è la prima volta, ci metterò il massimo entusiasmo, la massima competenza e la massima coerenza per cercare di conquistare la squadra, la società e tutto l'ambiente. Quali sono i punti più importanti del suo credo calcistico? Ma piace vedere giocatori che sappiano giocare a calcio, ma che ci mettano tutto. E per me il calcio è bello perché un giocatore è difficile che arrivi proprio perché servono tantissimi ingredienti. Cerco di trasmettere semplicemente quello che hanno insegnato a me in carriera. Mi piace allenare i giocatori che hanno la voglia di diventare grandissimi giocatori e di accompagnarli in questo percorso. Chiaramente poi si parla anche di risultati e quindi è molto importante, ma penso che il risultato sia figlio un po' di tutto quello che si costruisce nella quotidianità e nei nostri obiettivi personali. Campionato di Serie B, grandi piazze, grandi firme, la necessità di combinare un mix tra giovani ed esperti. Questa è la sfida? Sì, penso che sul Tirolo voglia costruire una squadra del genere, che vada a giocare nei campi per cercare di conquistarsi una salvezza che tutta la società meriterebbe per quello e merita per quello che fa. E quindi cercheremo di fare un mix giusto, perché il giocatore esperto può dare una mano al giocatore nella quotidianità, al giocatore più giovane che non l'ha fatta, ma nello stesso tempo il giovane può trasmettere quell'incoscienza, quella voglia di dimostrare di essere all'altezza della situazione, di voler migliorare la propria categoria, la propria carriera. E quindi penso che questo sia un mix comunque spesso vincente. Primo step, lavorare con il direttore sportivo per costruire la squadra degna della Serie B. Sì, è un compito difficile perché comunque la squadra viene da una grandissima vittoria e quindi è compito di chi ha vissuto anche la vittoria dell'anno scorso decidere quali ragazzi hanno tutte le caratteristiche per poter essere anche protagonisti nel campionato difficile di Serie B. Cercheremo di costruire, come abbiamo detto fino adesso, il giusto mix. La voglia di stupire deve essere il nostro mantra e quindi partiremo tutti con grandissimo entusiasmo per dimostrare che anche il Sud Tirolo può stare in un campionato così difficile.